Molto bene, Skype ci dice che stiamo registrando. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti in massa come al solito. Oggi mi sentirete per ovvi motivi che ora vi andrò a spiegare molto giù di morale, perché proprio oggi ho ricevuto notizia che il nostro amico Vittorio Bianchi, aka Vic White, con il quale abbiamo fatto un sacco di trasmissioni insieme, no, un sacco no, ma insomma io ho fatto un podcast per lui, lui ha lavorato per Florence Special Radio, insomma ci eravamo in contatto per tanti motivi, tra cui quello di andare in Belgio a cercare di scoprire come due dementi, perché lo voglio dire, l'identità di Jennifer Fergate, perché oggi appunto Vittorio Bianchi ci ha lasciato e quindi Franca che è con me stasera mi permetterà di dedicare questa puntata al buon Vittorio. Che riposi in pace. Bene, bene, bene. Grazie Franca per, scusa il tono, ma insomma non è un tono non felice quello che io debba utilizzare oggi e che posso utilizzare perché insomma sono un po' giù di morale, si vede e si sente, insomma leggo anche le varie persone che mi scrivono che sono dispiaciute perché Vittorio era proprio un bravo ragazzo. Va bene? Mi dispiace molto. Grazie mille, grazie per essere intervenuta con noi oggi, anzi con me, ormai lo dico a tutti, collaboratrice di ferro. Dall'altro, sì, i nostri lavori stanno cominciando, io vedo che tante persone si stanno iscrivendo, iscrivetevi, attivate la campanella perché è molto importante, è molto più importante che abbonarsi al canale, attivare la campanella, perché se attivate la campanella probabilmente riceverete delle no notifiche, altrimenti iscrivetemi al 338 1980 688 e vi inserirò nella lista delle persone che verranno avvisate e vi arriverà un messaggio WhatsApp. Bene, oggi parliamo di due casi in particolare e di un terzo che naturalmente Liliana faremo alcune considerazioni, ma oggi parleremo del conte Alvise di Robilant, residente a Firenze nel momento in cui è deceduto, e di Ermanno Lavorini, l'omicidio di un ragazzo di 13 anni, se non sbaglio, trovato a Marina di Vecchiano, scomparso da Viareggio nel 1969. Ma insomma, andiamo per passi. Io comincerei con il conte Alvise di Robilante e naturalmente lascerei il microfono a Franca per le giuste considerazioni, ma soprattutto per il racconto d'uopo. Prego Franca, il microfono è tutto tuo. Buonasera. Allora, il conte Alvise dei Robiland nasce il 19 febbraio 1925. È una persona molto colta, esperto d'arte. Infatti, per molti anni ha lavorato come direttore dell'agenzia italiana alla Soterbeis, che è una casa d'asta. La vicenda si svolge a Firenze, dove lui risiede. È il 15 gennaio 1997, alle ore 20:30, si sente il conte che suona il pianoforte, come sua abitudine, la sera di solito suonava il pianoforte. Diciamo che quella sera era atteso per un evento importante, per una cena, a cui non si presenterà. La sua domestica alle 16:45 salirà alle 16:45 del giorno successivo, quindi del 16 gennaio 1997, salirà in casa sua, lei è anche la portiera del palazzo, ha le chiavi. Quindi apre il suo appartamento, trova che non ci sono le mandate della chiave, ma qualche volta capitava che il conte non chiudesse la porta a chiave. E quindi non nota nulla di strano nel trovarla aperta praticamente la porta, solo chiusa, senza le mandate della chiave. Quando entra, si accorge però che ci sono le luci accese e questo è abbastanza strano, come è strano trovare una sciarpa buttata nel corridoio, buttata a terra.
Quindi lei si recherà nel salottino, dove troverà, il corpo senza vita, del conte. È coperto da un copriletto, è a terra, è evidente, la pozza di sangue, che sgorga dalla testa, del conte. Lei non vede altro, praticamente a questo punto, esce e chiede aiuto. In realtà il sangue è dappertutto, in tutta la casa. Il conte, diciamo, è aggrappato, abbracciato ad un cuscino è stato sicuramente colpito alla testa, si scoprirà poi in seguito per ben 10 volte da un corpo contundente. E in casa, c'è molto sangue, c'è un cassetto aperto in cui sembra che qualcuno avesse rovistato al suo interno, un paralume rovesciato, sul tavolo un assegno di 1.400 lire, di 1.400 lire, pronto per essere riscosso, c'è uno straccio buttato nel gabinetto, una bottiglia di champagne. Però questa bottiglia balzerà subito agli occhi perché è di marca scadente, una marca che sicuramente il conte non avrebbe mai acquistato. Sul letto ci sono sparse delle carte di credito, sul tavolo una brocca d'acqua con un bicchiere. Inoltre il computer, un vecchio computer che il conte usava soprattutto per scrivere i suoi libri, è stato lo schermo di questo computer è stato rotto da un colpo di punta proprio. Il quadro invece di San Girolamo, che si trovava sopra il letto del conte, è stato sfregiato da un colpo obliquo. Inoltre, cosa che farà molto pensare, si troverà una macchia di sangue di 4 dita nella tenda, in una tenda, davanti a una finestra. Quella finestra, risulterà aperta e ricordiamo che eravamo a gennaio, quindi faceva molto freddo. E tra l'altro questa finestra in realtà non porta a nulla. Non porta a nulla, è solo uno strapiombo che non si può usare eventualmente per fuggire dalla casa. Per me, l'ipotesi che ho fatto proprio in seguito a queste macchie di dita trovate sulla tenda è che la persona che ha ucciso il conte non conoscesse proprio benissimo la casa. Quindi si affaccia a quella finestra. Sperando di poter fuggire da quella parte lì. Quindi poi sicuramente si rende conto che questo non è possibile e di sicuro è uscito dalla porta, rischiando chiaramente di essere visto. Ma probabilmente è stato molto fortunato perché nessuno si è accorto di questa persona. Si fanno subito alcune ipotesi. La prima è che fosse un furto andato male, che il conte avesse sorpreso qualche ladro. Ma in realtà il conte non era ricco, nonostante il Sì, titolo esatto, nobiliare. aveva perso un po' tutto. Sì, perché aveva perso il lavoro alla casa d'aste, e non era ricchissimo, diciamo, viveva come una persona comune. Si ipotizzò anche che l'assassino potesse cercare qualcosa di particolare, che probabilmente sapeva dove fosse tenuta. E si è ipotizzato che appunto in quel cassetto trovato aperto ci fosse qualcosa di importante, che fosse quello l'obiettivo dell'assassino del conte. Con certezza si può dire che il conte conoscesse l'assassino, innanzitutto perché lo riceve in vestaglia e sotto la vestaglia è nudo e lui non avrebbe mai accolto una persona sconosciuta in quelle condizioni.
o si stava vestendo, perché ricordiamo che lui era atteso per una cena importante, oppure si è ipotizzato un incontro amoroso. Da lì nasce anche, diciamo, il sospetto che fosse un incontro fra uomini, fra due uomini. Su questa eventualità gli amici si sono sentiti il dovere di dire che per loro era improbabile, perché il conte era noto per le sue frequentazioni femminili. Anni prima aveva sposato una modella statunitense, Elizabeth, che gli aveva dato 3 figli, e poi da lei aveva divorziato, ma dopo di lei aveva avuto molte storie con donne molto belle. Però per gli inquirenti invece poteva anche trattarsi di un uomo, di un rapporto omosessuale. Lui era atteso quindi al circolo dell'Unione alle ore 20:30. Il vicino di casa, si ricorda, la vicina di casa ricorda perfettamente che lui suonava alle 20:30. È vero che dove si trova il circolo è abbastanza vicino alla casa del conte, quindi poteva anche andare all'ultimo momento. Però c'è un'altra Infatti, mi ha storiella. tolto le parole di bocca, stavo dicendo appunto che la casa era vicina al luogo dove lui doveva andare a cenare. Sì, quindi poteva anche uscire all'ultimo momento. Magari non era ancora pronto, si stava vestendo quando è stato colpito, stava preparando forse. Però ciò che poi risulta strano è che alle 21:30 telefona al cugino. E quindi alle 21:30 è ancora in casa. Non solo non è andato alla cena, ma non era da lui non disdire in caso di mancato arrivo. Al circolo diranno che lui non aveva disdetto e che lo stavano attendendo per questa cena importante. Parla con il cugino lo riconosce perfettamente lui, e da qui nasce il dubbio su questa cena. Il dubbio che mi nasce è che forse l'ospite che aveva con sé, da sé, gli avrà detto che quella cena era stata rinviata, per esempio. E quindi lui era tranquillo di non dover andare. Ora, non so se questa è un'ipotesi possibile. Quindi Franca, secondo te poteva essere qualcuno che poi ha partecipato alla cena? Poteva essere, sì, che ha potuto partecipare a quella cena, Io uno dei. questa cosa non ci avevo pensato, però è una cosa molto intelligente, scusa. Cioè, è vero. Perché lui non ha disdetto e sappiamo con certezza che alle 21:30 era vivo e non si era presentato alla cena, era in ritardo già di un'ora, che è parecchio. Ok. E quindi ho pensato che forse qualcuno gli avesse detto: guarda, la cena è rimandata proprio per tenerlo a casa. Può essere questo. La persona che è con lui lo colpisce selvaggiamente. Per questo fa pensare più a un uomo che a una donna, anche perché si è fatta l'ipotesi che come ospite potesse avere una donna. Però sono talmente violente le bastonate che prende il Sì. povero conte che fa pensare più a un uomo. Bisogna anche dire che il conte era un uomo ironico, dalla battuta pronta e pungente. Seppur ipotizzato che magari avesse infastidito qualcuno con qualche battuta poco gradita e che questo avesse scatenato la furia omicida della persona che era con lui. Altro fatto particolare che rivelerà sempre la signora che lo sente suonare sotto di lui, credo che abitasse la signora, ma anche gli altri condomini comunque lo sentono suonare, che non suonava bene. Come se fosse un principiante. E a me questo mi fa pensare che non fosse lui a suonare, Ma il suo killer. il suo assassino, che fingendo di suonare in realtà cancella le impronte digitali. Perché
perché in quel pianoforte non ci sono impronte di nessuno, né del conte, e le sue ci dovrebbero essere per forza, né di altra persona. Quindi l'ipotesi che ho fatto è questa, che mentre cercava di suonare, cercando di far sentire ai vicini di casa come se lui fosse ancora vivo, cancellasse in realtà le impronte digitali in qualche modo. Questa è una cosa che hanno notato un po' tutti, che non suonava bene il conte quella Sì, sera. infatti l'avevo letto anch'io questo particolare che era stato riferito dai vicini, se non sbaglio. Esatto. Un'altra cosa che si è sospettata, che si è pensato, un'altra ipotesi che è stata fatta dagli inquirenti, è legata all'antiquariato clandestino. Ora, chi conosceva il conte, sapeva di questa sua passione per l'arte, ma non che avesse proprio chissà quale mania, insomma. Hanno ipotizzato che potesse avere in casa un pezzo pregiato senza magari essersene reso conto, e magari in quel Sì, cassetto. no, anche perché naturalmente lui era un appassionato d'arte, lavorava in una casa d'aste e comunque non era un principiante. Insomma, se avesse avuto qualche pezzo di pregio lo avrebbe sicuramente riconosciuto, no? Penso anch'io di sì, però gli amici dicono che non aveva questa grande passione. Sì, gli piaceva l'arte antica, però che potesse avere dei pezzi tanto pregiati in casa, no, anche perché abbiamo già detto, il conte non è che avesse chissà quali possibilità economiche. Non so, certo rimane il dubbio per quel cassetto aperto, perché di rovesciato, di aperto c'è solo quel cassetto. Quindi come se si è trattato di una persona che sapesse dove andare a colpo sicuro a cercare ciò che voleva. Oppure lì nel cassetto che ha trovato l'arma del delitto, che in realtà non è stata mai trovata. Poteva essere qualcosa di marmo, qualcosa di pesante, Certo, sì. come lo ha Sì, colpito. no, se non sbaglio parlano di una statuetta, possibile? Possibile, quello ho Sì. pensato. E magari poi l'ha portata via, non tanto perché fosse di pregio, Ah, per non lasciare tracce. non lasciare le tracce. Esatto. E in quel periodo ci sono stati altri omicidi simili a quelli del Conte, che resta comunque un delitto insoluto. Ci furono sempre più o meno in quel periodo parecchi furti in casa di gente che aveva pezzi d'antiquariato e alcuni morti molto simili, molto simili a quelle del conte, in particolare quella di Louis Francis Inturrisi. Questa morte avvenne nel 1997. Lui era un professore statunitense e a Roma accadde questo omicidio. La tecnica è molto simile a quella dell'assassinio del Sì. conte. Non fu trovata nessuna impronta. Louis Francis fu colpito alla testa con un oggetto contundente, infilato questo in una busta di plastica. Il corpo fu avvolto con un tappeto, Infilato la busta plastica, che cosa? l'arma del delitto con cui l'ha colpito, la statuetta, diciamo, l'oggetto contundente. Il corpo avvolto in un tappeto, come per il conte che è stato Sì. coperto da un copriletto. La casa però in questo caso fu messa a soqquadro, a differenza di quella del conte, come a cercare qualcosa. Vi fu pure un altro omicidio a Parigi, a Perugia, nell'aprile del La 1998. pice. A Pice, sì, infatti, a Perugia. Lo stesso, la persona morta si chiamava Pietro Nottani, aveva 50 anni e fu ucciso con una statuetta di marmo posseduta da lui di circa 30 centimetri. Fu colpito anche lui alla testa più volte. Lui era un restauratore ed era appassionato d'arte. Sì, ti posso interrompere una cosa perché non c'entra assolutamente niente. Noi
Volete sapere che quando voi ascolterete questa puntata, noi staremo già studiando il caso della Di Veroli, giusto? Si chiama così. Tra l'altro sono riuscito a contattare Mario Valentini che per, non lo so, quando si dice no, la legge di attrazione, cercavo tanto un contatto con qualcuno che conoscesse Mirella Gregorio, conoscesse il caso, è arrivato Valentini, che ha scritto anche un libro su Di Veroli, un libro su Mirella Gregori, ma soprattutto ho visto ora che lui ha scritto un libro insieme a Luciano Garofano che si chiama Ciccio Ettore, il mistero di Gravina. Il Mauro Valentini è quello lì che ha scritto, te lo sapevi? No, non lo sapevo, però è Eh, molto interessante. esatto, Mauro Valentini è il giornalista che dovremmo intervistare, con la quale faremo una chiacchierata. È più facile lui intervisti noi, ma insomma, essendo un giornalista professionista, quindi ecco, volevo fare questo inciso. Prego, scusami. Perché il caso di Ciccio Ettore è molto, molto interessante. L'abbiamo anche trattato nel canale, se ricordi. Sì. Per concludere direi che oltre all'omicidio, quello di Perugia, in contemporanea quasi, ci furono dei furti di opere d'arte alla Galleria Nazionale dell'Umbria, alla Pinacoteca di Bettone. E le opere furono poi ritrovate in un hotel di Miami addirittura. E in alcune case di persone facoltose. Quindi comunque un giro di opere d'arte c'era di sicuro. Sì. Ora che il conte potesse essere stato anche lui vittima di questo giro può essere. Però io personalmente ritengo che si tratti di una persona che aveva una storia con lui, più che legata all'arte. Secondo me, qualcuno di cui lui si fidava ciecamente ha aperto a questa persona e per qualche ragione, forse un litigio fra di loro, ha portato a una reazione così fremente, perché non sembra un omicidio, sembra un omicidio di impeto più che organizzato. Anche perché non porta nulla via. Il conte non era ricco, ma qualcosina di valore nella sua casa c'era. E anche la distruzione del computer e lo sfregio al quadro dà l'idea di una persona che ha perso un po' le staffe, arrabbiatissimo. Esatto, forse perché magari non ha trovato quello che cercava. Può essere, ma io ritengo più un litigio con il Sì, conte. allora intendiamoci. Allora è vero che il conte aveva perso delle grosse ricchezze, se non sbaglio, non è per aver letto questo. Ma ricordo a te, come ricordo a molti dei nostri ascoltatori, in centro a Firenze avere un appartamento che mi pare, non mi ricordo se il suo fosse 130 o 140 metri quadri. Avere un appartamento in centro a Firenze, nel centro storico, vuol dire stare bene. Sì, ma lui stava bene, non era ricchissimo come direbbe invece il suo titolo nobiliare, Eh ecco, sì, però. esatto, sì, però stava bene, ecco, cioè non era povero. No, non povero, ma neanche ricchissimo, No, lo ecco. sai perché te lo dico? Perché mi ricordo quando io nel 97, nel 98, no, sì, nel 97-98 lei lavoravo alla Benetton e il mio titolare, che giusto appunto era Luciano Benetton, comprò una casa alla figliola vicino al Ponte Vecchio, proprio accanto al Ponte Vecchio, un appartamentino, non so di quanti metri quadri, ma non tanti, lo pagò 1 miliardo. Un miliardo, un appartamentino lì sul Ponte Vecchio, a facci e vedi il Ponte Vecchio, insomma, a un certo prezzo. Però vabbè, ora questo era un inciso tanto per, comunque sì, non era ricco rispetto al suo titolo nobiliare, ma non era neanche un poveraccio, Sì, anche ecco. perché insomma. Anche se non lavorava più alla casa d'aste, comunque ha lavorato lo stesso, insomma, era sempre impegnato con l'arte in maniera particolare, con i pezzi d'arte. Quindi sì,
diciamo, per noi comuni mortali era ricco, per chi Sì. era, dipende dalla prospettiva, insomma, da chi, per chi era di suo lignaggio era diventato povero, ecco, dipende dai punti di vista questo, insomma, non è che era povero, ecco. Quello che rimane strano è la mancanza di impronte dappertutto. E soprattutto sul pianoforte. Io ho pensato in quel modo, che la persona che suonava non era lui, quindi è morto. Sì, in realtà, visto che come riferiscono sembrava fosse un dilettante a suonare, magari era qualcuno che sapeva suonare, ma non in modo preciso e come dire, preciso e musicale come lui, visto che lui aveva fatto anche diversi anni di conservatorio e quindi lo avesse fatto semplicemente per depistare un po', per far credere che appunto che lui non era andato alla cena, però i suoi amici, il direttore tra l'altro anche del circolo, disse anche che lui non avrebbe mai saltato la cena senza avvertire. Questo l'aveva già raccontato tu. Sì, tra l'altro c'era proprio la regola, avrebbe dovuto avvertire Sì, prima di mezzogiorno, quindi esatto. non, lui, nelle sue intenzioni c'era quella di partecipare a quella cena. Lo Che però strano è poi era. che alle 9:30 parla con il cugino, alle 21:30, Ah, quindi è parla già. con. Quindi lui è in ritardo, però è ancora vivo a quell'ora? Alle 21:30 parla col cugino, è ancora vivo, però è fortemente in ritardo perché dalle 8:30, che era l'appuntamento, alle 21:30 parla col cugino. Questo mi ha fatto pensare che qualcuno gli avesse detto che la cena era rinviata e quindi lui non ha sentito la necessità né di disdire né di presentarsi Sì, perché era convinto che la cena non ci fosse più. però Franca, noi prima abbiamo ipotizzato, no? Ti ho anche chiesto, io, poteva essere qualcuno che è andato alla cena? A questo punto no, perché se la cena era alle 8:30, alle 9:30 lui era vivo ed è stato ucciso, diciamo ipoteticamente, dalle 21:30 in poi, il suo assassino non poteva essere alla cena. No, infatti, questo è vero. Prima. Però magari può essere stata la persona che lo ha informato del rinvio della cena. Sì, magari è qualcuno che magari è andato e doveva andare, magari era rinviato, oppure qualcuno facente parte di quel circolo che aveva disdetto a prescindere, aveva detto che non sarebbe andato e è andato invece a uccidere il conte e dicendogli magari che la cena era stata rinviata, perché è una cena di beneficenza, se non sbaglio, La presentazione dei nuovi iscritti, credo no? Ah, fosse. Di ok. tanto in tanto, quando c'erano nuovi iscritti, facevano una cena per presentare a tutti gli associati i nuovi iscritti. E secondo me era pure una persona che conosceva le abitudini del conte. Che, secondo me è lui che suona maldestramente il piano, Sì. l'assassino. Quindi sapeva che il conte amava più o meno di sera di solito a suonare. E quindi si mette a suonare anche, secondo me, soprattutto per cancellare le tracce, tasto per tasto, facendo finta. Magari un po' di musica la conosceva, e quindi i condomini riconoscono che non è lui a suonare o che suona malissimo, non è lui. E sicuramente la persona che suona al suo posto si prende la briga nel frattempo di cancellare le tracce No, però perché. allora io però ti faccio una domanda riguardo a questo qui, che naturalmente vuole essere una domanda per capire, non voglio fare certo l'avvocato del diavolo. Tu hai detto, magari qualcuno che ha provato a suonare per cancellare tracce, perché avrebbe dovuto cancellare tracce sui tasti del pianoforte? Se non lo ha suonato prima, perché doveva suonare dopo? Non lo so, forse lo ha toccato comunque in qualche modo. Io credo ipoteticamente che sia più significativo il fatto che magari volesse far credere che il conte, anche dopo le 9:30, dopo essere stato ucciso, magari con il conte lì morto, lui ha fatto credere che il conte stava ancora. Ecco, la vedo Sì. più probabile da questo punto di vista rispetto al fatto che volesse cancellare le tracce, perché magari. Cioè, tutti i tasti avrebbe dovuto suonare tutti i tasti per fare una cosa.
E lo ha fatto, secondo me, perché sui tassi non c'è impronta di nessuno, neanche del Conte. Sì, chiaramente è servito per far credere che il Conte fosse ancora vivo. Sì. Sì, forse più che per cancellare le tracce, ma per suonare chiaramente avrebbe lasciato le sue impronte. E quindi per cancellare le sue impronte ha cancellato anche quelle del Conte. Sì, no, no, sicuramente, sicuramente, come dire, no, c'è qualcosa che non va anche in questa storia, come in tutti gli omicidi risolti. Ricordiamo che il delitto di Robert Hunt è ancora irrisolto, e quindi l'assassino non è stato trovato, lui non ha ancora avuto giustizia. Ma dobbiamo anche pensare per il fatto delle tracce, Franca, bastava semplicemente utilizzare dei guanti. Forse non li aveva i guanti, Sì, quindi certo. ha dovuto cancellare le impronte perché non ce ne sono da nessuna parte di impronte, a parte una leggera impronta che non è servita a tirarla fuori, a capire cos'era, proprio una parte di impronta sulla bottiglia di champagne, che è poi tra l'altro una Sì. Sì. marca che il Conte non usava, quindi sicuramente è stata portata in casa con forte probabilità dall'assassino o assassina. Tu la vedi più come una donna, come un uomo. Potrebbe essere una donna, sì, ma anche un uomo. Non lo vedo legato alle opere d'arte, no? Anche perché non sembra non mancare nulla. Ora, i parenti certo non potevano, i familiari non potevano forse conoscere proprio tutto ciò che era in casa, però in effetti sembra, che non sia stato portato via nulla. Vogliamo ricordare anche il particolare del sesso? Prego. Fu trovato al Conte, fu fatto un tampone, perché furono trovate delle tracce di sperma. Da questo tampone però risultò che fosse il suo e non di un estraneo. Perché, come ho detto prima, all'inizio si è ipotizzato un incontro omosessuale. Ah, guarda, Però, allora, sì, è vero, lui amava le donne, tutto quello che ti pare. Il fatto che, naturalmente, essere omosessuale non c'è, almeno dal mio punto di vista, non c'è assolutamente niente di male, anzi, ognuno fa quel che crede meglio alla vita, no? Purché non dia fastidio al sottoscritto. Che se mi dai fastidio a me, puoi essere anche etero, omosessuale, tutto quello che ti pare, io ti mando a cagare, ok? Ma è questo proprio lo stile di vita. Quindi nel 2023, se c'è qualcuno che si scandalizza per queste cose, secondo me dovrebbe fare un attimino di mea culpa. Vabbè, io questo te l'ho già detto ieri, so che a te scoccia dirlo, lo dico io, perché tanto cercherò di essere più signore possibile. Ma secondo me il fatto che lui avesse dello sperma in bocca e all'interno della bocca è spiegabile abbastanza facilmente. Cioè, magari lui ha fatto, si è fatto fare, scusami, una fellazio, va bene, una fellazio dal suo presunto amante, e poi il presunto amante lo ha baciato in bocca. E quindi potrebbe essere arrivata del suo lo sperma del Conte nella sua bocca. Esatto, lo sperma del Conte è nella sua bocca. Quindi spero di essere stato chiaro e di non aver, come dire, sconvolto nessuno con questa mia spiegazione, che secondo me, te lo dico chiaramente, è la più plausibile, se no, altrimenti te come te la spiegano cose del L'unico è questo, in questo modo. E genere? questo naturalmente avvalora l'ipotesi che il Conte avesse anche incontri Ma omosessuali. sì, ma anche perché, scusa, tu hai detto che ha aperto la porta ed Sì. era nudo con la vestaglia, come ce l'ho io adesso, che vi risparmio di farvela vedere, ma insomma, come ce l'ho io adesso, però senza mutande, senza niente, giusto? E quindi probabilmente aspettava qualcuno. Ora io. Aspettava un compagno. Esatto. Ricordiamo però che siamo nel 1900, nel 1997, non eravamo ancora così
così liberi nei confronti dell'omosessualità. Magari un uomo del suo livello, del suo prestigio, Esatto. diciamo, tendeva a nascondere queste tendenze. Magari sicuramente ha avuto delle donne, ma probabilmente ha avuto anche rapporti con degli uomini, che non c'è nulla di strano. Oggi, nel Anche Freddie Mercury ha avuto delle donne, però sì. sappiamo no, ma a prescindere dai rapporti che uno ha, cioè, è importante cercare di capire, non è che se allora era un omosessuale, allora sicuramente è nato nell'ambiente omosessuale. Sicuramente sarà successo qualcosa tra loro due. Io vedo un po', come hai spiegato tu prima, di avere magari qualcosa di prezioso in casa e magari questa persona ha tentato di portarglielo via. Sicuramente lo conosceva, se no non gli avrebbe aperto la porta. Sì, Questo sicuro. cioè, se andava qualcun altro che non conosceva, probabilmente lui non avrebbe neanche aperto la porta. E probabilmente gli ha raccontato che la cena era stata rimandata, per quello non ha chiamato. Ecco perché se non è mezzo era ancora vivo, avrebbe dovuto chiamare in tutti i modi, giusto? Sì, ma visto che non aveva chiamato, lui forse nelle sue intenzioni c'era quella di andare alla cena. Sì. Sicuramente qualcosa gli ha impedito di andarci. Quindi, se alle 21:30 era ancora vivo, vuol dire che era in ritardo a quella cena, considerando che era poi un luogo abbastanza vicino a casa sua. Per essere in ritardo era perché era convinto che la cena fosse stata rinviata. Assolutamente sì. Per Sì, questo. è molto plausibile. In casa alle 21:30, perché pensa che quella cena non ci sia più. Anche i colpi che riceve fanno pensare a un uomo più che a una donna, perché sono abbastanza forti, una certa ferocia. Questo mi fa pensare a una lite fra di loro, a un forte litigio che. Sì, ma anche lì. Allora, la domanda che io ti faccio, no? Che naturalmente tu potrai rispondere fino a un certo punto, ma non perché non ne sia a conoscenza, ma insomma perché è difficile da spiegare. Dal momento in cui le persone hanno sentito il conte suonare, non potrebbero aver sentito anche due persone litigare? Sì, probabilmente sì. Invece non, gli inquilini, i condomini parlano solo del suono del No, pianoforte. non è che è stato preso da dietro mentre lui magari stava facendo qualcosa, gli è stato tirato addosso in testa qualcosa che lo ha fatto svenire e poi gli ha continuato a dare colpi con Sì, l'oggetto contro il piede. probabilmente è stato sorpreso. Il primo colpo lo ha sicuramente sorpreso, è stato forse preso di schiena. Il secondo colpo lui tenta una difesa con il braccio. Ah, ok, quindi ci sono Sì. Poi dei più segni. nulla, probabilmente a quel punto viene stordito dal secondo colpo e non, se non ucciso dal secondo colpo, e non dà più segni di autodifesa. E io penso comunque che la persona che era con lui non conoscesse bene l'appartamento, proprio perché Ah, ok. va a vedere a quella finestra. Chiaramente, una volta ucciso il conte, probabilmente era anche sporco di sangue questa persona, per cui si affaccia, secondo me, a quella finestra e lascia l'impronta delle quattro dita, si affaccia nella speranza di poter fuggire dalla finestra. E invece lì era assolutamente impossibile scappare da lì. Ed è Franca, sicuro. scusami, sto leggendo una cosa. Qui c'è una cronaca di martedì 8 aprile 1997 dell'Unità. Svolta nell'omicidio, c'è un sospettato numero uno nel delitto di Palazzo Rucellai. Sarebbe un gay legato al mondo dell'arte. Svolta nell'omicidio di Robilant, l'assassino è l'ultimo amante del conte. Sì, però non portò a nulla questa Ah, cosa. ok, eri a conoscenza di questa cosa, sì. Sì, diciamo che gli investigatori piuttosto sulla pista dell'omosessualità hanno svolto le indagini. Qualche nome è venuto fuori, ma alla fine tutti sono stati scagionati, non si sa nulla.
di chi può aver ucciso in questo modo il povero Conte. Comunque ritengo che la persona che era con lui non conoscesse bene la casa, quindi è uscito dalla porta, però diciamo che era gennaio, quindi seppur sporco di sangue, può essersi coperto con un cappotto, un giubbotto e quindi può aver camuffato, le macchie di sangue. Ma è di sicuro uscito dalla porta, dal portone. E c'era anche il portierato, credo. Che non l'ho visto. No. Sì, no, vabbè, comunque vi metto il link direttamente qua sotto nell'info box, ci potete cliccare, vi potete leggere. Non lo sto a leggere perché è abbastanza lungo come articolo. Vi dico solo che la giornalista che l'ha scritto si chiama Giulia Baldi. Ok, perfetto. Giulia Baldi dell'Unità. E bene, Franca, quindi come mi pare aver capito, no, che questo è un delitto ancora irrisolto, sono passati 97, 2007, 2017, 25 anni. No, Sì. 17 più 5, 22, no, 26 anni. 26 anni, vabbè, siamo all'inizio del 2023, ma diciamo 26 anni. E ancora non sappiamo chi ha ucciso il conte. No. E quindi, boh, se qualcuno ha notizie o conosce magari qualcosa di più profondo approfondito riguardo a questa storia, ce lo faccia sapere. Noi siamo qua e ne saremo ben lieti. Va bene? Aneo, grazie, Franca. Vuoi aggiungere altro? No, tutto questo. Ok. Bene, passiamo al caso successivo, vediamo un po' quant'è che stiamo registrando, già 41 minuti, insomma, già siamo. Non so quanto durerà questa puntata perché appunto, come vi ho già detto all'inizio puntata, non sono molto non è che ci mancano gli argomenti, non sono molto in forma proprio perché è scomparso Vittorio. Bene, ora parleremo, io lo devo andare a leggere perché non me ne scordo sempre, del ragazzo scomparso a Viareggio. Lo sapete perché mi è molto caro questo giallo, no? Perché anche qui si parla di delitto risolto. Perché mi ricordo quando ero piccolino, mia nonna aveva un sacco di dischi, tra cui c'era anche questo disco che si chiamava La storia del ragazzo scomparso a Viareggio. E c'era praticamente questo cantante che cantava proprio una canzone dedicata a lui, trovato nella spiaggia, eccetera, eccetera. Infatti poi è stato trovato a Marina di Vecchiano, scomparso a Viareggio, è ritrovato a Marina di Vecchiano, non molto distante, diciamo, dal luogo in cui è scomparso. Bene, oggi parleremo appunto di Ermanno Lavorini, tredicenne di Viareggio, scomparso e poi ritrovato cadavere in una spiaggia poco distante, diciamo, da casa sua. Quindi prego, poi parleremo anche, diremo qualcosa anche di Liliana dopo, intanto facciamo sì che Franca ci racconti per bene la storia di Ermanno Lavorini. Prego, Franca. Comunque il cantante ne fece più di una di disco dedicato all'omicidio di Ermanno Lavorini. Più di una, raccontava via via che si conoscevano, Ah sì? capito? No, Sì. questo è un particolare che mi è sempre sfuggito. Mi ricordo che c'era questa canzone che era molto bella, che io ascoltavo sempre, di questo bambino scomparso, insomma, che era un tredicenne. Io mi ricordavo un bambino più piccolo, ma poi era un tredicenne, che a 13 anni siamo bambini ancora. Prego, Franca. Allora, è il 1969, il 31 gennaio, ed è un venerdì quando scompare Ermanno Lavorini. In quel periodo lì era un periodo di grande tormento politico, diciamo, di cambiamento, di ribellione. Ma il rapimento di un bambino era la prima volta che accadeva. La storia dei rapimenti veniva circoscritta alla Sardegna come se fosse cosa loro e basta, e non al resto del territorio nazionale. Quindi la scomparsa di Ermanno fu
diciamo, divenne subito un caso mediatico, anche perché era un bambino, il primo bambino rapito. Lui, come diceva Angelo, appunto, ha 13 anni e vuole raggiungere la pineta per giocare a calcio con gli amici, per cui chiede il permesso al papà. Il papà gli dice va bene, però era mezzogiorno, credo, dopo pranzo. Dice però per le 3:30 devi stare a casa perché devi fare i compiti. Quindi lui esce con la sua bicicletta che gli era stata regalata per il giorno della Befana. Era un bambino ubbidiente, quindi per le 15:30 sapeva di dover tornare a casa. I genitori lavorano, hanno un negozio di tessuti e biancherie e biancheria, quindi si recano all'attività che hanno. Alle 5:40, diciamo alle 17:40, già sono un po' tutti preoccupati, perché all'orario detto dal papà, Ermanno non è tornato a casa. E siccome era comunque un bambino ubbidiente, si erano molto preoccupati un po' tutti della famiglia. E fino alle 17:40, quando suona il telefono del negozio, e a rispondere è la sorella di Ermanno, che ha 21 anni e già lavora con i genitori nell'attività commerciale che hanno. Una voce sconosciuta le dice che Ermanno non tornerà a casa e di preparare 15 milioni di lire per il riscatto. Naturalmente di non chiamare la polizia, ma naturalmente la famiglia Lavorini immediatamente mette al corrente le forze dell'ordine di ciò che è accaduto. Sì, volevo dire una cosa, siamo nel 69, quindi 15 milioni a quei tempi erano tanti soldi, non so quanto potevano essere paragonabili adesso, ma insomma era una bella cifretta, 15 milioni, calcolate che nel 70 un operaio prendeva tipo 50-60 mila lire al mese. Sì, Sì, era una bella somma, adesso ci sembra irrisoria. Comunque i genitori di Ermanno sono in grado di pagare quella cifra. Ci potevi comprare 3 appartamenti. Esatto, comunque loro sono in grado di pagare quella Sì. cifra e immediatamente si adoperano per raccimolare la somma dovuta. Tanto è vero che il padre alla radio comunicherà quasi subito di essere pronto a pagare, pur di riavere il bambino. Cominceranno le telefonate anonime, gli sciacalli che non mancano mai. Infatti, già il 1 febbraio arriva una telefonata che segnala a Cave di Carrara la presenza del bambino. Ma in realtà, naturalmente, tutti si precipitano a Cave di Carrara, ma il bambino non c'è. Il 2 febbraio un'altra telefonata anonima indicherà il bambino a via Flavio Gioia, ma anche qui il bambino non si trova. Nel frattempo la polizia ha ammesso una taglia di 10 milioni, anche questa è una bella cifra per l'epoca, a chi fornisce notizie sul bambino. Lo stesso 2 febbraio verrà ritrovata la bici, ed è agganciata ad un palo nel Luna Park e chiusa con un lucchetto. Sì. Poi ci sarà, come al solito, la presenza, diciamo, i veggenti che si faranno, che andranno a fornire la loro testimonianza, la loro sensibilità, e ci sarà uno di loro che dirà che il bambino è morto. Sì, no, in realtà, allora scusami, qui Sì. ti devo correggere. Non so se sono stati chiamati, ne è stato chiamato uno in particolare, di cui non ricordo il nome adesso, anche se l'ho letto ieri sera. Uno in particolare, da cui è stato tratto anche un Franca, ma te abiti al piano terra, non c'entra nulla. Ho visto passare uno di dietro ora. È possibile? Sì, perché dalla finestra sì, c'è il passaggio. Della strada, ok, allora, voi non lo vedete, ma È un io fantasma che ho in no, casa. non era fantasma, era un uomo, una donna, un essere umano in carne e ossa. No, stavo dicendo, è stato chiamato in realtà un
Sì, uno, non mi ricordo il nome, sì, era un sensitivo sentivo che a quel molto in tempo vista, esatto, molto apprezzato. che collaborava con le forze dell'ordine, il quale disse Apprezzato, molto apprezzato, che era morto annegato il bambino. sì, che era morto ed era morto annegato. E se ci pensiamo un po', non è andato lontano dalla verità dei fatti, perché poi vedremo che il corpo sarà ritrovato vicino al mare, nella spiaggia. Infatti, il suo corpo sarà ritrovato il 9 marzo. Poco più di un mese quindi dalla scomparsa. Praticamente lo trova un sottufficiale dell'aeronautica che va in giro col suo cane a cercare tartufi e lo scorge seppellito nella sabbia, scorge i capelli, qualcosa Sì, i capelli un po' biondicci si vedevano, sì. Ecco, sì. Presso la marina di Vecchiano. A questo punto vengono avvisati i genitori che sono disperati alla notizia e non vogliono andare a vedere il bambino, non lo vogliono ricordare in quelle condizioni. Per cui Ermanno sarà riconosciuto da una commessa del negozio che lo conosceva molto bene. Il bambino è vestito come il giorno della scomparsa e ha in tasca le chiavi del lucchetto della sua bicicletta. Dalle analisi, dai controlli che faranno sul cadavere, risulterà che è morto il giorno della sua scomparsa. È morto perché è stato prima picchiato e poi soffocato. Soffocato non si sa come né quando, tanto che si penserà che addirittura sia stato seppellito ancora vivo, e che sia soffocato con la sabbia che gli hanno messo addosso. povera Stella. Povero bimbo. Siccome il bambino il giorno della scomparsa era stato visto nei pressi della pineta, dove frequentata questa pineta da travestiti omosessuali e ragazzini che si vendevano, le indagini inizieranno da quella pineta. Quindi verranno convocati in questura persone che frequentavano quel luogo. Fra di loro moltissimi minorenni. Uno che assumerà un'importanza notevole è Marco Baldisseri. Aveva 16 anni e aveva già un passato abbastanza nella delinquenza, diciamo, non so, non mi viene il termine giusto, perché era già stato accusato di furto di motorini, di più di uno, ma di un motorino, e era accusato di aver partecipato a uno stupro di gruppo e frequentava quella pineta per prostituirsi. Sì. Quindi comincia il processo mediatico, che più che processo mediatico per la morte del ragazzino, diventa un processo mediatico agli omosessuali. Ricordiamo che era il 1969. Queste persone venivano definite invertiti, pervertiti, i peggiori termini, e descritti anche i maggiori giornali italiani come mostri, Sì. come depravati, e associati quasi sempre alla pedofilia. Quindi via via in questura vengono convocati una serie di omosessuali che frequentavano la pineta. Fra di loro verrà convocato anche Zacconi Giuseppe, che è il figlio di un noto dell'epoca, di un noto attore dell'epoca, attore teatrale, Ermete Zacconi. Quest'uomo veniva già considerato strano perché non era sposato, e all'epoca questo era una stranezza. Non, era considerato strano perché non era sposato e non aveva figli. Ora sono tutti strani quelli che si sposano. Infatti, Sei normale se sei single. esatto. Il 20 marzo il povero Zacconi viene portato in questura. È interrogato per molte ore. Tutto ciò che lui dirà in quell'interrogatorio verrà riportato dai giornali e
e amplificato in modo da farlo sembrare un mostro, un depravato, una persona sconveniente in ogni senso. Alla fine fu costretto a dimostrare pubblicamente di essere impotente, subendo una serie di umiliazioni indescrivibili. Lui in realtà con la vicenda di Ermanno Lavorini non c'entrava proprio nulla. Un anno dopo fu colto da infarto e morì. Questa vicenda mi fa tornare in mente un po' la storia di Enzo Tortora, che abbiamo trattato anche. Mi chiedo quanto abbia inciso la sua vicenda giudiziaria sulla sua salute. Su quello che poi ha portato Purtroppo, all'aggravarsi delle sue quando hai un condizioni. grande stress, insomma, sei accusato di aver fatto delle cose, insomma, importanti. Quindi, Tortora, sono estremamente certo che gli è venuto il tumore, poi perché ha subito quello che ha subito. Ci ha sempre gridato la sua innocenza e nessuno mai gli ha voluto credere. Poi, dopo le indagini, si è visto che Tortora era ed è, anche se è morto, una persona per bene. Assolutamente sì, sicuramente la sua vicenda giudiziaria ha inciso sulla sua salute, Assolutamente sì. così come immagino per questo povero Zacconi che appena un anno dopo morirà per infarto. Secondo me anche questo mettere alla berlina un uomo ha portato all'aggravarsi della sua situazione Certo. psichica e fisica sicuramente. Questi ragazzini poi che frequentavano questa vineta fanno altri nomi. Un altro uomo che verrà distrutto da questa vicenda è Adolfo Meciani. All'epoca aveva 42 anni e era sposato e aveva un figlio. Guadagnava già abbastanza bene con lo stabilimento balneare. E quindi era una persona che amava vestirsi bene, elegante, cambiava spesso le auto e di solito usava auto sportive. E gli piaceva anche il gioco, giocava a poker, ma fra le sue abitudini, diciamo così, aveva anche tendenze omosessuali. Queste tendenze, ricordiamo che siamo nel 1969, oggi non ci sarebbe nulla per cui nascondersi, lo avevano appunto portato a sposarsi, a cercare di avere una vita regolare come tutti e nello stesso tempo a nascondere a tutti la sua omosessualità. Credo che neanche sua moglie e suo figlio sapessero che lui frequentava in effetti quella pineta. Ed in effetti la sera prima della scomparsa di Ermanno aveva avuto un rapporto proprio con il ragazzo che lo accusava, con Baldisseri. Lui venuto a conoscenza della storia di Ermanno, aveva temuto di essere coinvolto proprio perché aveva avuto questo rapporto con Baldisseri. Per cui per un periodo si era ricoverato di sua volontà in una clinica psichiatrica in cui era stata somministrata la cura del sonno. Gli avevano fatto 7 elettroshock. Queste cure a cui era sottoposto lo avevano fatto sentire meglio, ma questo non gli impedì comunque di essere coinvolto in questa storia. Infatti, il 19 aprile Baldisseri confesserà innanzitutto di aver ucciso Ermanno e dice di averlo picchiato e poi aver seppellito il ragazzo insieme a Andrea Benedetti, che all'epoca aveva 14 anni. E Redolfo della Latta. Più volte smentiranno e poi ammetteranno di aver ucciso il ragazzo, fin quando
diranno che Ermanno era stato coinvolto in un festino insieme ad Adolfo Meciani, un festino organizzato da Adolfo Meciani, scusate, che addirittura gli aveva iniettato della droga. Quindi il 27 aprile Meciani viene interrogato e mentre si reca in questura per questo interrogatorio lo attende una folla che gli grida maiale, le peggiori cose, Sì, gliene dice di tutti i colori, e ne rischi il linciaggio. rischia il linciaggio, poverino. Tanto è vero che dopo l'interrogatorio, ancora in questura, prende un tagliacarte e si ferisce alla Sì, gola. te da chiedersi. Ma nonostante questo viene medicato e riportato e ricondotto a casa. Naturalmente questo su tutti i giornali, questa notizia del suo arresto, continua l'umiliazione verso quest'uomo per le sue tendenze omosessuali. Tra gli altri che entreranno nella storia c'è il sindaco di Viareggio, che è socialista e che in realtà nella storia non c'entra nulla. Ma anche lui, nonostante verrà fuori che non c'entrava assolutamente nulla, dovrà dare le dimissioni da sindaco. Stessa cosa capiterà al presidente dell'azienda del turismo, anche lui socialista, che dovrà dare le dimissioni pur non avendo alcuna responsabilità per la fine di Ermanno. Il 2 maggio, intanto, Meciani viene arrestato e anche qui rischia il linciaggio al momento dell'arresto, con la folla inferocita che vuole picchiarlo a tutti i costi. Il 9 maggio, Meciani si toglierà la vita, non attenderà che il processo lo scagionerà da tutte le accuse, assolutamente lui non c'entrava niente con la morte di Ermanno. Ma non attenderà l'esito del processo. Si ucciderà il 9 maggio facendo delle strisce con il lenzuolo della sua cella e strozzandosi, facendo un cappio con queste Sì, strisce, impiccandosi. impiccandosi. Verrà soccorso, resterà in coma per 45 giorni, morirà il 25 giugno. Intanto verrà fuori che Marco Baldisseri, insieme a Pietro Vengioni, che è il segretario del gruppo giovanile del Fronte Monarchico, insieme a Rodolfo Della Lana e Andrea Benedetti, in realtà avevano sequestrato e ucciso Ermanno per avere riscatto. Quindi a questo punto arriva a Viareggio il giudice istruttore Pierluigi Mazzocchi che comincia a far luce, la luce vera su questa vicenda. Per lui, per il giudice, gli omosessuali non c'entrano proprio nulla. Mette sotto intercettazione telefonica i tre Baldisseri, Vagiani e Della Latta e alla fine li arresta. Cambia l'accusa da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. Secondo il giudice, volevano i tre ragazzi, hanno sequestrato Ermanno perché volevano autofinanziarsi per acquistare dell'esplosivo e compiere attentati. Marco, sarà il primo che parlerà del rapimento per finanziare il loro gruppo. Andrea Benedetti invece smentisce tutta questa ricostruzione e dirà che sono stati Marco e Pietro a fargli dire ciò che aveva detto contro gli omosessuali, allontanando la storia dalla politica. Ma il 20 gennaio 1970 viene emesso un mandato di cattura anche per Mangioni, che era il segretario del gruppo politico di estrema destra, il Fronte Giovanile Monarchico. Nel 1975 finalmente si arriva al primo processo.
e il 6 marzo dello stesso anno Baldisseri sarà condannato a 19 anni come autore materiale dell'omicidio. Della Latta a 15 anni e 4 mesi e Vangioni invece fu assolto per insufficienza di prove. La Corte di Assise accolse l'ipotesi del PM, che quindi il delitto avesse matrice politica, ma che fosse maturato semplicemente, che non avesse matrice politica, ma fosse maturato semplicemente nell'ambiente omosessuale. In appello a Firenze, il 13 giugno 1977, a Della Latta furono dati 11 anni, 9 anni a Vangioni e 8 a Baldisseri. La Corte di Cassazione confermò queste ultime condanne, ma ritenne che il delitto fosse legato all'eversione politica di destra, in quanto il sequestro di persona era legato a finanziare la loro associazione. Certo, assolutamente Quindi la Corte di Cassazione confermò che il rapimento di questo ragazzino, lo scopo ultimo era quello di avere quei 15 milioni di lire per finanziare e acquistare dell'esplosivo per compiere attentati. Ricordiamo che il 1969 era un anno di grande fermento, gli anni 70 comincia la strategia della tensione con le stragi di Piazza Fontana, della Loggia sì, e certo. così via. Io ritengo, mio pensiero personale, che forse questi ragazzi erano comunque pilotati, che il vero scopo sì era quello politico, quello di ottenere dei finanziamenti, e che probabilmente questi ragazzi erano pilotati da persone più mature, Certo. e che effettivamente erano come manovalanza che doveva foraggiare attentati molto importanti. Magari i ragazzi non si erano manco resi conto di questo, per il fervore politico, che li animava. L'impegno politico è sempre giusto, ma un conto è l'impegno politico. Un conto è progettare attentati e addirittura progettare un sequestro di un ragazzino innocente e poi ucciderlo in quel modo. Non so se. A volte nei vari gradi di giudizio l'omicidio fu considerato preterintenzionale e a volte volontario. In realtà non, volontario non si capisce per quale ragione. Si sa per certo che se hai un ostaggio lo fai per avere il riscatto. Quindi perché uccidere l'ostaggio? Probabilmente l'uccisione è senza intenzione, forse non volevano ucciderlo. È con forte probabilità, secondo me, lo hanno seppellito ancora vivo, non rendendosi conto che lo fosse. Il soffocamento probabilmente è dovuto al seppellimento nella sabbia di questo povero ragazzino. Ragazzo. Sì. Quindi Franca, fondamentalmente ad oggi non siamo ancora riusciti a sapere chi ha ucciso materialmente questo ragazzo. Per la Corte d'Assise, per la Corte di Cassazione è stato Della Latta, che fu condannato a 11 anni e ebbe la pena più alta di tutti. Poi per complicità a 9 anni fu condannato Vangioni e a 8 Baldisseri. Ok. Erano comunque minori, bisogna considerare. Sì, certo, anche sul fatto della condanna, sul fatto della condanna c'era considerare molto il discorso età, perché magari se fossero stati più grandi. No, in questo caso mi ha ricordato, ora non so se tu te ne ricordi, di tre giovani che adesso sono uomini, che sono stati condannati e che a tutt'oggi continuano a dire di essere innocenti, di essere stati in carcere per tanti anni. Così, questo succede dalle parti di Napoli. Ti ricordi il caso? Mi pare che avessero, secondo la procura, loro avrebbero ucciso due ragazzine. Ti ricordi il caso? Sì, Ponticelli forse, parli del bambino di Ponticelli. Può darsi, ora vado a guardare, bambini Sì, di Pontina. loro si sono sempre dichiarati innocenti.
E, se non ricordo male, facevano vedere anche un percorso che non potevano essere nel luogo del delitto perché erano stati visti in altri luoghi, era impossibile Sì, raggiungere sono loro, qualcosa, sono loro, qualcosa del genere. Ora non sono loro. ricordo bene. Esatto. Loro da sempre si dichiarano Sì, innocenti. tra l'altro, la suocera dell'epoca dichiarò che lei in quel preciso momento in cui venivano uccise le ragazze aveva visto uno dei tre, quello lì con gli occhiali, con il pizzetto, che è l'unico, e fu accusata di falsa testimonianza. Sì, Sì, è questo forse che volevo dire. Sì, sì. è stato visto in un altro luogo, quindi non poteva essere lui l'assassino. Esatto, ma tutti e tre erano con altre persone, anche la ragazza di un altro era, lei andò a testimoniare dicendo che era con lui quella sera, e anche lei fu accusata, di falsa testimonianza addirittura. Sì, comunque erano le bambine di Ponticelli. Ecco, anche questo sarebbe un caso da approfondire. Sì, le ragazze Ponticelli, sì. Non ricordo bene, comunque ricordo che ci sono dei dubbi su questo caso, proprio perché ci sono queste testimonianze e se loro erano in un posto non potevano essere in un altro, ovviamente. Esatto, Non so poi perché furono condannati, bisogna rivedere bene la no. No, vicenda. loro furono condannati per stupro e omicidio. Sì, qual è il motivo che facesse ritenere inattendibile le testimonanze? E quindi che fossero loro i Ma colpevoli per secondo loro, ovviamente io non mi pronuncio, secondo loro è perché devono trovare comunque un colpevole in tutti i modi per far questo vedere. non lo sappiamo, questo No, dovremmo vabbè, questo lo dicono vedere, loro. Però certo. giustamente lui, a volte, bisognerebbe fare una sorta di pensiero unico, cioè dire perché l'altra volta, ad esempio, uno di loro disse: ma perché noi dovremmo continuare? Abbiamo già pagato, loro sono fuori adesso. Perché dovremmo continuare a dire che siamo innocenti visto che abbiamo già pagato la pena? Capisci? Quindi non è che loro sono in carcere, allora della Bossetti continua a dire che è innocente perché non si deve, non vuole farsi l'ergastolo, ok? Ma loro sono già fuori. Perché dovrebbero continuare a dire di essere innocenti? Qualcuno, qualche maligno ipotizzerà per riscuotere un risarcimento allo Stato. Non credo, no. A pensar male una cosa del genere, insomma. Io me lo devo riguardare questo caso. Ricordo che mi colpì molto perché erano bambine proprio piccole che furono stuprate, se non erro, poi uccise, bruciate, qualcosa di terribile a queste bimbe gli fu fatto Sì, infatti, fu un fatto molto grave. Mi ricordo quella bambina del mostro di Bolzano, mostro di Bolzano, Balzorano. Balzolano. Ecco, mi ricordo il Balzorano. mostro naturale, che lui fino alla fine ha continuato a dire che non c'entrava niente. Quella è stata molto. Non so, io ricordo che in questo caso di Ponticelli ci furono pure delle trasmissioni televisive che ne parlarono, perché probabilmente il dubbio è un po' rimasto sulla loro colpevolezza, anche perché, non lo so, ma se fossero innocenti. Ci sono in giro degli assassini terribili che l'hanno fatta franca a un omicidio veramente efferato e l'avrebbero fatta franca se loro fossero innocenti. Queste bimbe non avrebbero avuto giustizia. Che se Certo, potevano. assolutamente sì. Perfetto, prego, continua con. Questo bambino purtroppo, Ermanno, perse la vita in questo modo assurdo. Ci fu anche le implicazioni politiche, si parlò di esponenti locali che avessero approfittato di questo povero bambino. Però io condivido ciò che ha detto la Corte d'Assise. Loro hanno tentato questo rapimento, come posso dire il termine giusto,
da ragazzi, non voglio dire innocenti, da ingenui, Certo. non hanno saputo mantenere l'ostaggio, perché è assurdo che si fa un rapimento e si uccide subito, tra l'altro, l'ostaggio. Se vuoi avere i soldi, innanzitutto devi dimostrare che il ragazzo era vivo, quindi Vabbè, perché c'è, uccidere? assolutamente sì. E questo mi fa pensare che fossero davvero dei ragazzi. E purtroppo le situazioni peggiori accadono proprio ai non professionisti, se possiamo chiamarli così. I delitti più efferati vengono fatti da persone non professioniste, Esatto, perché, sì. e loro lo hanno fatto perché non si capisce perché poi lo abbiano picchiato questo bambino, no? E per quale ragione? Si disse anche che era morto per un litigio fra di loro perché avevano trovato dei bossoli di una pistola sulla spiaggia e quindi per dividersi, non i bossoli, sì, i colpi di una pistola, per dividersi questi colpi erano arrivati alle mani ed Ermanno era morto. Si dissero tante cose, Certo. quello però che è ingiustificabile è il processo mediatico che venne fatto agli omosessuali in generale, in linea di massima, chiamati con i peggiori epiteti, come fossero veramente dei veri mostri, accusati di aver ucciso questo ragazzo, cosa che invece non avevano fatto loro. È incredibile la reazione della gente, che senza prove avrebbe, se fosse riuscita ad arraffarlo, a Certo. prenderlo, avrebbero ucciso il povero Adolfo, che non c'entrava nulla. La messa alla gogna di queste persone, una dietro l'altra, di persone che in fondo non avevano commesso nessun reato, non erano colpevoli di nulla, ma con quella Certo. mentalità. Metti il mostro in prima pagina, anche i giornali prestigiosi si comportarono in questo modo, descrivendo queste persone come dei veri e propri depravati. Sì. Invece loro probabilmente, come penso e come è andato a finire, secondo me, loro non c'entravano proprio nulla. Assolutamente niente, assolutamente niente. Questi tre ragazzi avevano organizzato questo rapimento per autofinanziarsi e per diventare forze importanti nelle organizzazioni eversive dell'epoca. Perfetto. Bene, bene. Quindi siamo arrivati a più di un'ora. No, direi che più. Allora. Un'ora e 17. Bene, facciamo, diciamo le ultime due cose su Liliana Resinovic perché ci sono tante. Allora, in realtà anche se è passato più di un anno dal ritrovamento, il 4 gennaio è stato un anno che Liliana Resinovic è stata trovata, tra virgolette, nel boschetto. Lo so, Monica, che non è un boschetto, ma io dico, dirò boschetto. E sono passati circa un anno, già da febbraio, quindi un anno e un mese. E ancora oggi si fa ancora fatica, no? Ad ammettere o a credere che questa donna si sia uccisa. Perché ne sento dire di ogni donde, loro poteva essere scappata, può aver fatto quello, può aver fatto quell'altro. Io, come avete ben visto, lo so, dice uno mi ha scritto oggi, che fate? Invitate uno che non sa niente della storia, allora la prossima volta invitate me. Se vuoi venire, vieni, noi ti aspettiamo, non c'è alcun problema. In realtà abbiamo invitato uno che non sa nulla di scienza, ma che è un esperto di criminologia. Non è che abbiamo invitato uno qualunque trovato in un bar. Detto ciò, dal mio punto di vista, alla luce dei fatti convenuti da me, da Cannella e da Valerio Scrivo, ma anche dalla Franca, che è qui con me, secondo noi, non so la Franca se lo crede, ma secondo me Liliana si è tolta la vita. Se l'è tolta il 3 perché la perizia ha
anche se magari c'è qualcosa che non torna, non è chiarissima, ma sicuramente non è possibile che un medico possa sbagliare tutti quei giorni. Te, Franca, che ne pensi? Lo penso anch'io questo, anche perché abbiamo avuto criminologi, dei grandi professionisti, degli ottimi professionisti. Abbiamo avuto Cannella, abbiamo avuto Scrivo, la dottoressa Cola, e fuori dal canale anche la dottoressa Bruzzone dice la stessa cosa. Certo. Dice che l'autopsia è stata fatta bene. Lo dice lei, lo dice il dottor Scrivo, lo dicono tutti gli altri, il dottor Sì, Cannella. ma infatti non, come dire, non si riesce a capire quali sono le cose che si debbano obiettare, no? Come dire, è possibile che un medico, questo lo domando io, no? Un medico non riesca a trovare, no? Non a trovare, scusate, mi sto confondendo, a riconoscere un corpo se è datato di 2 giorni o se è datato di 1 mese. Cioè, il corpo dopo 1 mese, secondo me, è messo molto male rispetto a un corpo di 2 giorni. Cioè, non so, poi si continua a dire che è stato messo in un luogo fresco. No, ne sento di ogni donde, no, di questa cosa qua. Ma perché non si vuole? Perché alla fine, no, come dice il rasoio di Occam, la strada più semplice probabilmente è quella corretta. Perché noi, secondo te, perché non si accetta il fatto che lei si sia suicidata? Perché potrebbe essere successo questo, attenzione. Perché ci siamo fatti tutti un'idea diversa. Il fatto che la signora sia sparita per 21 giorni, tutti noi abbiamo dato per scontato che fosse morta il 14. Sì. Lo dimostra la stessa perizia che è stata fatta allo stomaco, quello che ha mangiato, no? Si disse subito. Al momento che nello stomaco aveva le cose che sappiamo, l'uvetta, le cose Sì, così. che ricordiamo, non sappiamo se lei l'ha mangiato il 14, perché Sebastiano è uscito prima, quindi lui Esatto. non sa né che cosa ha mangiato e né che cosa, com'era vestita. Noi abbiamo associato come si dice, questa perizia sullo stomaco, sul contenuto gastrico, l'abbiamo associato subito al 14, Sì. perché all'epoca pensavamo tutti che era morta il 14. Invece, quella sì, è ciò che Liliana teneva nello stomaco, ma Liliana non è morta al 14, è morta al 3, quindi quel contenuto è del 3. Sì, Noi esatto. non sappiamo cosa ha mangiato il 14, il 15, il 16 e tutti gli altri giorni. La perizia medica riporta quello che lei ha mangiato almeno non oltre 4 ore prima di morire, ed è ciò Ok. che sappiamo. Siccome lei è morta il 3 o il 4, perché se ricordi, Angelo, il dottor Scrivo ha detto che si sono tenuti larghi, quindi in Sì. realtà Liliana potrebbe essere morta proprio a ridosso Sì, del ritrovamento del cadavere. esatto. Quel contenuto è di almeno 4 ore prima della morte. Quindi se lei è morta il 3, il 4 gennaio, è quello che ha mangiato non oltre 4 ore prima di morire. Ah, ok, bene. Quindi, ribadisco, non è stato trovato assolutamente. Come dire, nessun dato di fatto che qualcuno conoscesse quello che ha mangiato quella mattina, ma neppure come si fosse vestita, perché Sebastiano non sapeva come era vestita sua moglie, giusto? No, non lo sapeva. L'unica fonte da cui possiamo capire come fosse vestita quella mattina dovrebbero essere le telecamere. Però queste telecamere, non, questi video delle telecamere non sono stati mostrati, quindi non lo sappiamo. I inquirenti certamente lo sanno. Vabbè, Se sicuramente sì. i pantaloni che portava sotto il giubbotto sono gli stessi che poi hanno ritrovato, loro lo sanno. Ma ancora a noi non è dato conoscere questo elemento. Ma nessun testimone sa come era vestito, neanche la fruttivendola, perché No, infatti. la fruttivendola la vede dalla vetrina e
E la descrive con un cappello che tra l'altro non è stato mai trovato, questo cappello. Esatto, ma infatti mi sta leggendo nel pensiero. Io stavo chiedendo appunto, ma non avevi il cappello? È stato trovato con cappello? La fruttivendola la descrive col cappello, però quando viene trovata cadavere non ha cappello. La fruttivendola la descrive così, col cappello, la mascherina, il ciuffo più chiaro da una parte e un giubbotto scuro. Ma dalla vetrina lei non può vedere che pantaloni aveva, che scarpe aveva. E infatti descrive questo, la parte di sopra di Liliana e non quello che indossava. Quindi nessuno sa cosa indossava, a parte le telecamere, se la riprendono oppure no. Secondo me la riprendono a quel punto. A questo punto mi viene da pensare questo. Dicevo, abbiamo avuto dei seri professionisti che ci hanno spiegato e ci continuano a spiegare che il corpo non può essere stato surgelato. Perché dalla perizia sarebbe emerso, come sarebbe emerso la refrigerazione o il fatto che il corpo fosse stato tenuto a temperature vicine allo zero. Ce l'hanno spiegato tanti professionisti. I primi a spiegarcelo sono i due dottori che hanno fatto l'autopsia e in seguito tutti gli altri che hanno esaminato il loro lavoro. È che ci sia un po' fissati, ognuno di noi ha nella sua mente l'idea di come possono essere andate le cose. E secondo me siamo tutti influenzati dalle dichiarazioni che hanno fatto i vari personaggi. Loro sono in buona fede, di certo sono in buona fede, ognuno racconta ciò che ricorda di quel giorno, dei giorni successivi, ma come abbiamo visto i testimoni, anche per loro non è certo quello che ricordano. Col tempo possono aver aggiustato, sistemato, visto gli orari, sono cambiati notevolmente anche gli orari, ma in buona fede sicuramente, perché poi ricordano in maniera diversa, perché poi elaborano quello che è accaduto. E quindi alla fine, dopo un anno di discussione, non sappiamo veramente cosa è accaduto dai loro racconti. A che ora, cosa hanno visto, cosa non hanno visto, perché è normale che sia così, è fisiologico questo. Quello che sappiamo, e come ci ha detto appunto il dottor Scrivo, è quello che ci dà certezza, le cose certe, e di cose certe fino ad oggi ne sappiamo pochissime. E le possiamo contare sulle dita di una mano. La telefonata delle 8:22. Il corpo di Liliana che viene ritrovato il 5 gennaio. Che altro abbiamo? Le telefonate fra Sì, Liliana alle e Serpina. 8:22. Il numero di messaggi e telefonate che si sono scambiati Sì. in due nel corso di 4 mesi, pare che si parli, che sono circa 1.000, sappiamo della perizia medico-legale. Che la perizia medico-legale può essere considerata una prova, è una prova provata che Liliana è morta a gennaio e non il 14 dicembre come pensavamo tutti. Poi che ne so, che Sebastiano invece di dire una cosa ne dice un'altra, non sono prove, le prove concrete sono pochissime, sono queste che ho elencato. Un'altra prova importante sarà sicuramente la perizia informatica. Secondo me, non l'hanno ancora divulgata perché probabilmente è molto importante quella perizia, perché ci può dire le ricerche che ha fatto Liliana, per esempio. Se ha ricercato come suicidarsi, per esempio, se è andata a vedere con dei sacchi come fare. Si è preso spunto in questo modo. La perizia informatica ci potrà dire quali contatti aveva Liliana, e non solo le persone che conosciamo, i familiari, ma anche esterne alla famiglia, quali amici, quali conoscenti, quali colleghi di lavoro. Il fatto che la procura non abbia reso pubblico questo lavoro mi fa pensare che questo sia molto importante, che ci sia ancora qualcosa su cui studiare prima di divulgare tutte le notizie. Poi possiamo
come dire, fossilizzarsi sulle nostre idee, ma i fatti sono questi. Liliana è andata in quel boschetto probabilmente con le sue gambe, sotto la suola c'è il terriccio, la vegetazione di quel posto, che sì, simile in altri posti, d'accordo, però lei era lì, quindi è facile immaginare che sia arrivata lì con le sue gambe, così come si è messi i sacchetti. E come ha messo i sacchi, io ritengo che i sacchi della spazzatura, quelli più grandi, li Sì. abbia messi perché forse per il freddo, ma anche perché quello è un luogo piuttosto sporco. Magari lei si è adagiata a terra e quindi si è protetta con quei sacchi Sì. prima di stringere il cordino. Ci hanno spiegato quasi tutti i criminologi che abbiamo avuto qui nei programmi che pur non essendo stretto quel cordino può comunque essere servito, è sicuramente servito a chiudere comunque quei sacchi. E lo stesso respiro di Liliana ha fatto da sottovuoto ha avuto quei sacchi, si sono avvicinati, hanno aderito alle narici, alla bocca, e la sua stessa anidride carbonica l'ha portata a perdere i sensi. E questo è stato spiegato molto bene. Era un dubbio che frullava, no? Un po' a tutti. Anche una persona che vuole togliersi la vita, magari all'ultimo momento, quando sente la difficoltà di respirare e quello che si prova, tenta di togliersi i sacchi. Invece Liliana non lo ha fatto. Ma ci hanno spiegato che probabilmente lei si è addormentata per l'anidride carbonica emanata dal suo stesso corpo, dal suo stesso respiro. E questo quadra. Cos'è che non quadra? L'unica cosa che non quadra, ed è importante sicuramente, è dove è stata Liliana in quei giorni. E perché non si sia suicidata nel luogo dove era, e invece è andata nel boschetto a togliersi la vita. Io dove era non posso saperlo, però mi è venuto in mente che forse lei, nel luogo dove era, non si è tolta la vita perché doveva lasciarlo quel posto. Quindi a quel punto doveva decidere cosa fare, se tornare a casa o se togliersi la vita, come quella scelta che poi purtroppo ha fatto. Era meglio se fosse tornata a casa, naturalmente, che tutto si poteva chiarire. Assolutamente sì. Sì, però allora, dopo, ti faccio finire perché stai dicendo delle belle cose. Volevo anche fare una riflessione che non ho fatto io, ma che ha fatto Valerio Schio. Prego. Questo, secondo me, lei è stata sicuramente in un luogo asciutto, un luogo dove c'erano tutte le comodità e ha continuato a prendersi cura di sé. Probabilmente non aveva intenzione di togliersi la vita, perché appunto ha curato il suo corpo, si è alimentata, si è curata, si è rasata, si è pettinata. Probabilmente. E speriamo, io spero che non sia per questo, il circolo mediatico che si è acceso intorno alla sua vicenda, l'ha spinta probabilmente a farla finita. Forse se non ci fosse stato questo circolo mediatico, ma solamente magari una denuncia da parte dei familiari della sua scomparsa, forse Liliana, non avrebbe preso la decisione finale. Magari avrebbe trovato il coraggio di riapparire e di far presente le sue volontà, magari quella di lasciare il marito, quella di starsene per conto suo, quello di andare a vivere col fratello, di andare a vivere con Steppi, qualunque decisione avesse preso, magari non sarebbe stata quella finale che poi abbiamo purtroppo visto. Allora, sì, mi si sente, il microfono è acceso. Allora, intanto sono assolutamente, nel modo più assoluto, d'accordo con te. Cioè, secondo me, do la mia teoria finale, può essere accreditato o meno, non mi interessa, io dico,
quello che credo più plausibile, secondo me, poi magari mi sbaglio anche. Secondo me lei, come dice Valerio, mi dispiace che qualcuno abbia detto, ma ha invitato qualcuno, questo l'ho già detto anche prima, no? Che ha invitato qualcuno che non conosce nulla. In realtà ha invitato Valerio Scrivo, un criminologo di sana e robusta costituzione, come dico io, un criminologo che sa come si applica la criminologia nei casi di scomparsa. Lo sa anche la Cola. E io sono assolutamente d'accordo con te che lei, poi sia andata in via sua volontà, questo è il mio punto di vista, in quel momento era una donna stanca. Non so perché, non so se voleva lasciare Sebastiano, io queste cose non le so. Non lo sappiamo noi, lo dice lo Sterpin, ma insomma, bisogna che lascia il tempo che trova. Poi io, per l'amor di Dio, lui continuerà a dire le cose, ci mancherebbe altro. Io non so perché Liliana se ne fosse andata. È andata via e si è accorta in un momento successivo che il marito va su tutte le TV, esce fuori questo che comincia a dire lei era la mia amante, si faceva, si brigava, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si è ritrovata in una situazione a dire Madonna, ora che faccio? È vero sì, e questo siamo d'accordo, sarebbe potuta tornare a casa, ma a quale prezzo? Lo sai quanti giornalisti avresti avuto alle calcagna? Soprattutto se fosse una persona molto introversa, una persona che non voleva apparire, eccetera, eccetera. Ti arriva questo, Claudio, no? È la mia amante, doveva uscire, insomma, lo dico, secondo me non ha fatto una bella cosa, lo sapete, lo sa tutta l'Italia, lo sa tutta l'Italia che lei voleva lasciare il marito e che intanto, secondo lui, se la faceva con lui. Quindi a quel punto, secondo me, ha provato vergogna. Ha provato vergogna e quindi ha fatto quello che il dottor Costantinides dice. In realtà volevo fare questa riflessione, secondo me è una bella riflessione. Tanti dicono no, quelli contro Sebastiano, allora gli ha fatto del male, l'ha presa, l'ha messa lì perché l'ha fatta ritrovare per prendere la reversibilità. Ma se fosse invece fosse stata Liliana a voler che trovassero il proprio corpo per far sì che il marito prendesse come ultimo gesto d'amore, prendesse la reversibilità, questo non ci ha pensato nessuno. E vi ricordo che Sebastiano per il 14, è inutile che dite è morto il 14, morto il 14, è stato Sebastiano. Sebastiano il 14 aveva l'alibi e poi era con i due amici, del quale non faccio nemmeno il nome perché li conoscete tutti. Ecco, questa è la riflessione che volevo fare, volevo sapere che cosa ne pensavi di questa cosa. Posso condividere, anche perché non bisogna dimenticare che Liliana, gli ultimi giorni prima di sparire, li passa col marito, passa 3 giorni con lui. E inoltre, il fratello Sergio dirà negli ultimi tempi, lo ha detto, che prima di sparire Liliana gli ha portato una busta con 1.600 euro, credo. Sì. Intanto una scusa, non ho posto dove metterli. E anche quello mi dà la sensazione che lei abbia voluto tutelare, salutare, diciamo Sì. così, sia prima il marito e poi il fratello, dandogli un aiuto concreto. E quindi questa ipotesi che lei stessa ha voluto far ritrovare il suo corpo affinché il marito magari fosse anche scagionato da ogni sospetto, non è mai stato inquisito, però insomma No, ormai fosse indagato, ovviamente mai nulla. per default si indaga il marito o chi è più vicino alla vittima. Lui non è stato nemmeno indagato, quindi non ci sono dubbi. Quindi vedendo la situazione, magari Certo. dice, mi ritrovano il mio corpo, mi uccido, trovano il mio corpo e Sebastiano è libero da ogni sospetto, ecco, può aver fatto questo. Ed era un'ipotesi che anche il dottor Scrivo ha fatto, anche quella di mettere i sacchi, no? Per proteggersi, per non far ritrovare il corpo a Brandelli, per tutelare se stessa, per non essere devastata dagli animali. Anche perché molti poi ritengono che lei è stata sul carso, è stata messa morta sul carso, ma anche lì c'è la vegetazione, cioè
c'è la fauna, quindi anche lì poteva essere attaccata dagli animali, quindi insomma, secondo me cade ogni ipotesi. Purtroppo Liliana si è tolta da vita. Questo però non, come dire, diciamo, rende colpevoli un po' tutti coloro che l'hanno conosciuta. Colpevoli nel senso di non aver capito lo stato d'animo di questa donna, di non aver capito che quella confusione fatta al momento della sparizione poteva far precipitare le cose. Nessuno di loro ha capito lo stato d'animo di questa donna, tant'è vero che tutti rifiutano l'ipotesi del suicidio. Io capisco che può far male pensare che un congiunto si sia tolta la vita, lo capisco anche proprio da questo punto di vista, perché forse un po' colpevoli quando c'è un suicidio, un po' colpevoli tutti quelli che sono intorno lo sono. In primis il marito, chiaramente, perché la persona Assolutamente, certo. che viveva insieme a lei, ma anche i parenti, gli amici, i conoscenti, tutte le persone con cui è entrata in contatto, che non si sono resi conto del suo reale stato d'animo per aiutarla, per tirarla su. Anche le foto che fanno vedere lei molto triste, a parte che, lo ripeto, l'ho scritto e lo ridico ancora, da una foto. Non si capisce lo stato d'animo di una persona, di un individuo. Brava Franca. Ma potrebbe essere, allora, mettiamo caso che, mi senti? Sì, perché Sì, ti sento. mettiamo caso che quella foto ha ripreso un momento di tristezza di Liliana. Ma ragazzi, una fotografia, cioè, basta che ti giri un secondo e ti puoi riprendere come in modo serio. Cioè, per l'amor di Dio, io non dico che, vi dico semplicemente quello che penso. Dopo 32 anni di matrimonio non si può essere felici e contenti. Sì, si può essere felici e contenti, ma sicuramente ci sono delle cose che potrebbero non andare. Ora, Si può sono essere stanchi, lo stesso. semplicemente Certo, stanchi. assolutamente sì. E magari lei voleva un po' staccarsi per qualche giorno, stare per conto suo. E proprio poi la confusione, quello che è successo nelle televisioni, nei giornali, l'abbia invece avvilita ancora di più. Perché in effetti gli ultimi suoi giorni, se ci riflettiamo, togliendo dalla mente tutte le cose che ci sono entrate, se sgombriamo la mente da quello che sappiamo, gli ultimi giorni di vita di Liliana li passa col marito. Infatti. E poi anche il messaggio che manda a Serpina, in relax pensando a domani, lei è in relax, vuol dire che è serena. Esatto. Pensando al domani, forse perché Non doveva essere. dice sono, non dice sono in trepida attesa del domani. Esatto, Dice lei sono, in che è relax per relax per tanto il domani. Il domani magari è proprio il domani che si nervosirà. Esatto. Te ridi, ma insomma potrebbe essere anche questo, nel senso, cioè, oggi sono tranquilla, sono in relax pensando al domani, perché domani mi succederà qualcosa che mi farà girare le palle. Scusate, tanto a quest'ora sono quasi le 11:30, quindi cioè, se Anche può. perché sì, poteva avere già in mente qualcosa, quindi oggi me la godo, poi domani si vedrà quello che devo fare. E l'altra cosa, l'ho detto anche prima, la busta di soldi che regala al fratello, anche questo mi fa pensare a un saluto verso il fratello, le sue persone più care, il marito e il fratello. Lei negli ultimi giorni si rivolge a loro. A Sebastiano, accontentandolo con quello che forse a Sebastiano piace di più, le gite, la sauna, e il fratello dandogli una mano a livello economico. Certo. Quindi, secondo me, anche questo fa pensare al suicidio. Devo dire che io tutte le ipotesi immaginabili le ho fatte nel corso del tempo. Se ricordi anche nel gruppo Delitti Risolti, ogni giorno ho postato delle mie deduzioni, delle mie ipotesi, facendo tutte le ipotesi possibili e immaginabili che erano potute accadere. Fra le ipotesi avevo detto anche il suicidio.
anche se considerato un po' l'ultima possibilità. certo. Però ogni volta che facevo un'ipotesi c'era sempre qualcosa che non quadra. Invece, se ipotizziamo che Liliana avesse deciso di allontanarsi per qualche tempo e poi avesse deciso per togliersi la vita, in effetti quadra un po' tutto. L'unica cosa che manca qui è sapere dove è stata. Per Esatto, che sarebbe molto importante anche per, togliere ogni dubbio. esatto, per fugare ogni dubbio, magari può essere stata da un amico, da un'amica, eccetera, eccetera. Io ormai il caso della Resinovic l'abbiamo un po', sta andando quasi in esaurimento a livello di, scusate, a livello di informazioni. Chi ne parla tutt'oggi forza l'argomento. Dal mio punto di vista, pur rispettando naturalmente le cose, ne parla in modo forzato e cercando di, come dire, di mettere del pepe, come dire, non del pepe, no, è sbagliato, come, di mettere le canne sui fuochi, come si dice noi, tanto per, ok? Sì. Qui si dice ho messo troppa carne sui fuochi, senza mettere la C, fuochi proprio. E quindi, che dire? Le cose certe sono quelle che, come dice il Ferrini nel suo video, nel video che ha messo poi, che io ho caricato sul mio canale, i fatti certi sono pochi, sono quelli, c'è una perizia che deve essere contestata, sarà contestata al momento in cui chiederanno, sicuramente verrà contestata, voglio vedere dove si attaccheranno. Mi viene da ridere quando il dottor Schivo dice no, per l'ipostasi, eccetera, eccetera, non può essere stato trasportato il cadavere e uno sotto, sì, ma è stato messo in un trolley. Ma ti cazzi, ma leggi quello che si dice, cioè, a te, ascolti quello che viene detto, non è che lo dico io, lo dice un medico. Lo dice un medico, vabbè. Le serie professionistiche sanno il fatto loro, quindi se dicono che le ipostasi dimostrano che il corpo non è mai stato mosso, che Liliana è morta in quel boschetto, è così. E lo dicono tutti praticamente, tutti. I professionisti che abbiamo ascoltato. Eh certo. Sì, no, secondo me è andato a finire qui. Io sono convinto, mi scuserete, i Proster Pin, che secondo me tra Liliana e Claudio c'era un'amicizia. Punto. Mi posso sbagliare, tutto quello che volete. La perizia informatica, perché allora, non lo so se l'ho mai detto poi dal vivo, no? Nel senso, durante la trasmissione, dal momento in cui, no, è un anno che quest'uomo dice io e lei si stava insieme, io e lei avevamo una storia, e in un anno ha tirato fuori solo un messaggio, dice, aspettando te, no, in relax, aspettando il domani, No, quello è vabbè, lui. poi ti riferisci all'altro forse, quello che ha tirato fuori all'ultimo. Ecco, io dico, perché alla... Quando sei triste, pensa che ti amo. Allora, Franca, io ti domando a te, te l'ho già chiesto 1.000 volte, visto che ti chiamo 1.000 volte al giorno, ma se avessi avuto dei messaggi di questo tipo, perché aspettare dopo un anno? Infatti, ha aspettato troppo per questo Come messaggio. dice Paolo Ferrini, che saluto, se lo sarebbe stampato sulla maglietta. Sì, lo penso anch'io questo. O lo aveva perso fra le varie chat, fra i vari Ma messaggi. dice che tutti quelli d'amore li aveva cancellati, tutti li ha cancellati. Allora, se li ha cancellati, va bene, ci saranno sicuramente sul telefono di Liliana, o li ha cancellati anche lei. Poi è andato a dire no, ma noi ce lo dicevamo a voce. Cioè, decidi, Dio. I messaggi che mostra sono pochi, però anche lui ha detto che li cancellava. Può essere che quest'ultimo messaggio lo abbia ritrovato fra tanti altri, non lo so, in una chat, in questa foto, fatta da Liliana, non lo Sì, ma so. allora se questa fa, allora, lui in questa foto dice di averla sul telefonino, ok? Allora perché aspettare
un anno. Questa foto è uscita l'anniversario del ritrovamento di Liliana, il 4 di gennaio. Perché aspettare un anno esatto? Se l'avesse avuto prima, ti ripeto, il Verdini dice, lo dico anch'io, l'avrebbe stampato sulla maglietta, sulla camicia, qualsiasi altra cosa. E poi dice: no, ma noi ce lo dicevamo in faccia, ogni 5 minuti ce lo dicevamo 30 volte, amore mio, mi manca, cioè non mi ricordo ora, io lo prendo poco in considerazione. Parte per me raccontare le cose, quello è stato un fattore scatenante, il fatto che uno dei fattori scatenanti, perché Liliana ha deciso di fare determinate cose, naturalmente non lo incolpo, anzi io credo che il fattore scatenante totale sia questo clamore mediatico di cui lui è stato anche fautore, no? Nel senso, lui e il marito, sono tutte le persone, senza volerlo ovviamente, senza volerlo, non diamo la colpa. Adesso bene, bene, Franca, sono quasi 2 ore che parliamo. Hai aggiunto qualcosa? No, penso questo. Sai che penso anche che forse loro si sono esposti con TV e giornali perché anche loro hanno pensato che Liliana fosse morta subito, nonostante non fosse stato ritrovato il corpo. E quindi si sono esposti prima di avere la certezza che Liliana fosse morta. E questo mi fa pensare che forse che Liliana fosse triste, in fondo se n'erano accorti un po' tutti. Sì, Quindi hanno cominciato ad accusarsi, a darsi colpi bassi, fin da subito in realtà. Probabilmente perché questa tristezza di Liliana la conoscevano, solo ora non vogliono ammettere questo fallimento, che è un fallimento anche per tutti loro. allora, nessuno ammetterà mai di aver contribuito, come io, allora intendiamoci bene, qui diciamo contribuito, naturalmente è stato tutto fatto involontariamente. Probabilmente non ci siamo accorti, no, che questa donna soffriva, aveva bisogno di aiuto, eccetera, eccetera. Magari lei non si confidava con nessuno e quindi magari è rimasta sola, in pratica. C'è chi spaccia la persona di Liliana come sua grande amica, io non faccio nomi né cognomi, amica qui, amica lì, amica qui, però a loro non gli aveva detto mai niente. Escono anche delle testimonianze che dicono che il marito e lei andavano totalmente d'accordo, che era lei a dirlo, e si continua a dire che non è vero niente. Però vabbè, ragazzi, che dire? Come dire, parleremo anche domenica prossima con la dottoressa Colla, che risponderà alle domande. Mi dispiace dirlo, le domande saranno per gli abbonati, e questo almeno evito di fare casino. Evito di fare casino in chat. Niente, il caso di Liliana, dal mio punto di vista, verrà chiuso per suicidio. Questo è quello che penso. Probabilmente i periti di parte impugneranno, diciamo, questa decisione e faranno, secondo me, in modo giusto. Almeno bisognerebbe capire almeno dove è stata la signora. Se noi capiamo dove è stata la signora, allora forse un po' di chiarezza in più ci potrebbe essere. Non lo sappiamo. Va bene? Franca, che ti devo dire? Grazie mille per aver partecipato a questa nuova trasmissione. Grazie per diciamo, tutta la disponibilità che dai tutte le volte. E niente, ci risentiamo con calma con tutti quanti. Scusate se oggi è stato un po' così. Ripeto, questa puntata è dedicata a Vittorio Bianchi, in arte Vic White, conduttore di Radio Popolare, ex conduttore di Florence National Radio, ricercatore Urbex, insomma un uomo dalla vita, e insegnante, professore alle scuole medie. Noi auguriamo tutto bene alla famiglia, insomma, e adesso se permettete me lo vado a piangere. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte.